Luca Attias, commissario straordinario per l'attuazione dell'agenda digitale qui al Digit 2019 al Teatro Liseo. Lei ha detto che l'emergenza digitale è l'unica emergenza di cui l'Italia è inconsapevole. Sì, l'Italia è un paese in continua emergenza, conosciamo tutti, tutta la popolazione, insomma, dai telegiornali eccetera, è consapevole che esiste un'emergenza occupazione, c'è un problema di occupazione in Italia, ma c'è addirittura anche un problema di immigrazione di qualità, fuga di cervelli, abbiamo un problema di immigrazione che riempie i quotidiani, abbiamo un problema di criminalità organizzata cronica da sempre, è un problema di evasione fiscale, è un problema di corruzione endemico, ma una piccola parte della popolazione è consapevole che esiste un'unica emergenza che è trasversale, pervasiva a tutte le altre, che è l'unica che se affrontata strutturalmente può aiutarci anche in tutte le altre emergenze, che è l'emergenza digitale, quindi è un problema di consapevolezza. Interessante per esempio è vedere il rapporto proprio che c'è tra il digitale e la lotta alla corruzione. Noi abbiamo studiato il rapporto anche tra i ranking internazionali, quello di Transparency International che indica i paesi meno corrotti in tutto il pianeta e il DESI, che è il Digital Economy and Society Index, che è l'indice che indica lo stato di digitalizzazione dei paesi dell'Unione Europea. Se tu fai la correlazione tra questi due ranking ottieni una correlazione che è quasi pari all'unità, cioè i due ranking sono sostanzialmente lo stesso ranking, quindi è ovvio che se fai una corretta digitalizzazione strutturale del paese riesci a combattere automaticamente, per via della trasparenza, ma ovvio per tanti tanti motivi, la corruzione automaticamente. Ecco, giornate come questa, oltre ad accendere i riflettori su questa emergenza di cui l'Italia dovrebbe prendere maggiormente atto, possono anche, diciamo così, accendere i riflettori sulla necessità di sburocratizzazione del paese. Sì, era uno dei temi centrali dell'intervento e non a caso poi sfrutto sempre questi eventi organizzati in modo anche abbastanza geniale per attirare l'attenzione, utilizzando anche altri strumenti, musica o cinema e così via, per attirare sui temi centrali e far assumere consapevolezza alla popolazione di quali problemi porta una burocrazia di un certo tipo. Uno dei temi che ho affrontato è quello del numero di norme in Italia. In Italia abbiamo un numero di norme che ha ordini di grandezza completamente diversi a quelli degli altri paesi. E le norme spesso vengono in buona parte non conosciute, perché un numero di norme di questo tipo non le puoi conoscere, nemmeno le amministrazioni, e spesso vengono vissute come adempimenti burocratici, per cui io ho svolto per tanti anni la funzione responsabile per la transizione digitale nella mia amministrazione prima di fare il commissario e mi ritrovo spesso a utilizzare uno sforzo del 30-40% del tempo della struttura da me diretta per compilare documentazione che sarebbe anche teoricamente importante, ma che diventa di una quantità talmente ampia che nessuno poi nemmeno si legge, quindi non c'è nemmeno feedback positivi su quello. Ho postato delle slide in cui elencavo una lista parziale di documenti che andavano compilati nel corso dell'anno. Ecco, non è così, mi sembra che i risultati dopo tanti anni di questo tipo di approccio nei risultati della lotta alla corruzione siano abbastanza emblematici e drammatici da questo punto di vista. È chiaro, noi dobbiamo semplificare, massimizzare il lavoro e fare cose di tipo sostanziale. Non è possibile, in questo paese non esiste ancora nella pubblica amministrazione quasi lo smart working solo perché è un problema di timbrare il cartellino e poi quello che succede dopo timbrare il cartellino non interessa a nessuno. Quindi il tema della semplificazione, che è un tema estremamente complesso, ma è un tema centrale in questo. Vanno fatte tante cose. La digitalizzazione, se la digitalizzazione digitalizza la burocrazia, è meglio che non la fai. Quindi o cambi i processi, elimini la burocrazia prima, decidi di eliminarla e poi a quel punto digitalizzi, sennò è meglio che lasci perdere.